E accanto a noi, accanto a me, c'è Emiliana Cantone. Buongiorno a tutti, mi sembro molto Franca Ricciardi. Sì, Franca Ricciardi, molto bene. Invece è Emiliana Cantone, non sì, è Franca io, Ricciardi. Come va? Tutto bene. Allora, sulla pagina di Emiliana, la pagina di Facebook, sì. Insomma, stamattina qual è la frase tirata fuori da una canzone di Emiliana che ci avete sulla punta della lingua, sulla sì, punta del cuore, dello che stomaco? Vi viene in mente. Ecco, che vi viene in mente. Entrate, la pagina si chiama Emiliana Cantone, c'ha 130.000 mi piace, per cui la riconoscete, manco Francesco Ringa ce li ha. E la verità, la pagina si chiama Emiland, la città di Emi. Ecco, la città di Emi. Io sono il sindaco di questa città. Sì, non vedo il maestro con tanto di chitarra, non so dove. Guarda Sergio Donate, cioè ragazzi. Ma vi pare possibile che io... Allora, noi usiamo 5 minuti per prepararci, andiamo in onda e guardate, ma inquadralo, Luigi, ti pregherei, perché sta figura l'ha da fa. Ecco, molto bene, perché guardate che fa, prendilo con tanto di panza mentre va chissà dove. Intanto mi riprendi anche un attimo il maestro Caputo, perché tra poco insomma entra in scena anche lui, e tra l'altro lo sapete già, Emiliana e Mauro Caputo insieme cantano una canzone napoletana bellissima che si chiama Ma come fai, poi vedremo il videoclip e roba varia. Che dobbiamo fare, Emiliana? Vogliamo cantare? Non lo so, come... Ma guarda, non per giustificarmi, però sono veramente molto male rispetto alle altre volte, quindi ecco. Però... sono qui per questo, io mi diverto. Quindi. Visto che non sono bastati insomma i 5 minuti per prepararci, io adesso metto una canzone e ve ne regalo altri 5. Molto bene, metterei... Non vedi niente, grazie Serginio. Ecco, te la voglio dedicare. Non vedi niente dal disco nuovo di Emiliana Cantone. Questa favola tu per me sei un re grande, con la prete sei fa una montagna, e con te sto buono e sto contento, per me sei l'unica che mi fa respirare, mi fa tenere. Che meraviglia! Allora, volevo dire a Chiara Neomelodica, salutarla e ricordarle di registrare, perché queste sono versioni assolutamente inedite. Bellissima questa versione di Grande di Emiliana Cantone, ma adesso, adesso Serginio, ecco, l'Italia versus Napoli o Napoli versus l'Italia. Grazie, prego maestro. Prenderò tutto il meglio che in te, perché il cuore mi ha detto che gli piaci. Ci metterò il sorriso, la luce del tuo sguardo, le linee della mano, il tuo passo da leopardo, il numero degli anni, la taglia, il giro vita, e me li gioco all'otto per il resto della vita. Ci metterò i tuoi denti, i tuoi capelli lunghi, quel piatto preferito coi gamberi e coi funghi, quel viaggio intorno al mondo che va fino alle Figi, passando per i viali del centro di Parigi. Amore, scriverò
stesso quando non sei con me, ti dedicherò una canzone perché non esiste al mondo un altro simile a te. So di fare cosa gradita a molti, tant'è che in certi momenti vorrei essere un telespettatore e stare dall'altra parte senza avere la responsabilità, senza avere la responsabilità di stare qui, di dover condurre. Invece uno a casa, mentre fa i servizi, mentre beve il caffè, mentre sta in ufficio, può fare quello che vuole e dire: ma caspita, alla faccia questa Emiliana Cantone che all'intrasatta appare nelle nostre case. Posso mettere una canzone scema per l'Italia combatte con una canzone molto scema? Grazie. Allora, bene, l'Italia versus Napoli, non abbiamo paura di nessuno e neanche dei ricchi e poveri, ma con tutto il rispetto per i ricchi e poveri che sono veramente, a parte insomma la brunetta che è di una simpatia infinita, però da Napoli risponde Emiliana Cantone. Questo è un omaggio, Emiliana Cantone, prego. Passa casa mia, ma si sto senza compagnia, so va più lunga che sta via, la facevamo ogni sera, quando teneva te a strignuto un coppo gore, è strano Napoli stasera, e meno male fare un spuntate manca l'uno perché non c'è sta nessuno, ma regalano raggio e luce a chi fa amore. Oi nennane, ti porta a dore mare insieme a te, senza pensare che sta qui sale una coperta che fa bello sta città. Cielo e stelle chiagnine, si domandano perché, mezza tutta innamorata, che se son capiccicata, che le da voce sono lasciate simili a te. Versus, no, dico, ha funzionato versus, bella, omaggio, no? Ad Alessio. Che meraviglia, si chiama Oinennanè questa. Sì, Oinennanè. Allora, tra poco entriamo nella pagina di Emiliana Cantone su Facebook, così leggiamo, io ho già visto ci sono un sacco di messaggi, leggiamo un po' di frasi, stamattina vi abbiamo chiesto, scusa, Emiliana, non mi mettere in difficoltà, io non vedo una mazza, grazie, e ci vogliono due occhiali così. Allora, volevo dirvi, stamattina vi abbiamo chiesto qual è la frase tirata fuori da una canzone di Emiliana che ci avete sulla punta della bocca, sulla punta del cuore, adesso ti faccio riposare e metto questa canzone qui, grazie Emiliana. Ecco, poi tra l'altro quando dico old style la faccio più anziana di quello che è, però insomma però ha ragione, perché in questo caso il disco è recente, insomma questa canzone fa parte del disco che si chiama Così sia, quindi non siamo così indietro nel tempo, ecco, non siamo nel periodo di Miezischal, per intenderci. Bellissimo. Ecco, avevamo già raggiunto il pianerottolo e stavamo già in tasta anzipranz. Allora adesso vuoi leggere qualcosa, Emiland? Sì, qual è la frase da una canzone di Emiliana che vi sta sulla punta della bocca o del cuore o dello stomaco? Prego. Mi sta. Sì, ci sta. Sei bene. Sì. Allora, grande, tu per me sei la cosa più importante. Tu sei sempre, non sei in un momento. Tu sei sempre, non sei in un momento. E poi, tra l'altro, veniamo dalle cantate in diretta, quindi. Ecco. Prego. Sono mia, non resto un altro minuto in tua compagnia. Compagnia, te ne può dalla curi. Sicilia, sì. Questo vuol dire, prego.
Ma posso cantare? No. Cantare? Ma che cantare? Tu sia vita mia, tu sia cuore mio, sì. Tu te voglio vivere, quando ci stai tu, mi sente sicura e non tengo paura più. Sì, attenzione, non molto recitare. Si sente tutto. Sì, la vuoi ripetere un attimo che sentivo le voci? Tu sia vita mia, sì. Tu sia cuore mio, con te voglio vivere, sì. Quando ci stai tu, mi sente sicura e non tengo paura più. E non tengo paura più. Ecco. Cosa fa? Una prosa. Cosa. Sì, ma puoi fare l'attrice. Emiliana è sempre non in un momento. Sì. È un rafforzativo Emiliano in questo, sì. Caso poi riesco a rammangore sti vase carnale, te prego non te fermà, non te fermà, lo faccio per voi perché gli autori sono importantissimi, le frasi nelle canzoni sono fondamentali, senza frasi cosa sarebbe una canzone, certo. Ecco, Mozart poi, sarebbe, e così non è male, prego, e così sia, da questa croce, sì. Scappo via. No, perché poi dico le cose, guardo Serginio e mi rendo conto che delle volte le parole sono talmente brutte che basterebbe la musica. Grazie, andiamo avanti. Non voglio amarti ancora perché non sono sicura. Sono uscita poca una storia e ancora un presto con mi innamorare. Ciao Tresi. Ciao Tresi, l'ultima e poi cantiamo, prego. Io vado via, non mi cercare, sennò cucchille mi fa appiccicare. Sì, bene, allora cominci tu questa volta e facciamo pezzo fuori sfida e canzone di Anthony, bellissima. Questa la facciamo fuori sfida. Sì, che mi stai a stutare sto microfono, veramente, cioè, anche i dispetti. Allora, nessuno mai, questo è un pezzo fuori sfida, live, Emiliana Cantone. Pezzo manco un minuto non mi salutate, non è fatta ti matto portare tutto passato, ma tiene insieme a te tutta una parte me che non è mai passata, un po' mi appartiene a chi vive con te sia tale quale a me, nessuno mai ti può dare tutto che nessuno mai ti può portare un suono di notte in te mani, nessuno mai può voler bene vero chi non è tuo suoio, tu non lo sai che nessuno mai ci lascia per un mondo per vorrei tu stai, nessuno mai ne può con un vaso della tutta assai, nessuno mai può capire da te si da nascono ancora ne poco poche me. Allora, è un paradosso, io per ascoltare le canzoni di Anthony le devo far cantare dagli altri, e ieri Anthony è stato qua, è stata una tragedia, perché allora se metto le sue canzoni vecchie a un certo punto dopo 50 secondi mi guarda e fa Lieve, mi sono scucciato, Lieve, non mi piace. Allora, se lo faccio cantare, sento un rumore di fondo pazzesco. Se lo faccio cantare dal vivo, mi fa l'inizio della strofetta, poi mi guarda e fa, no, basta. Quindi, allora, per ascoltare una canzone intera ho bisogno. Hai capito come la storia? Ciao, Anthony. Ecco, ciao caro mondo versus Napoli. Partiamo così, Prince, grazie. Antone e tra poco Mauro Caputo. Cominciamo tanta musica dal vivo e tu resti qua perché, insomma... Faccio un fagnamesso per ascoltarlo. Ecco, certo, facciamo un po' da telespettatori io, sì. Per stamattina. Bene, rispondiamo da Napoli. Daniele, sei pronto? Prego, sono curioso di sapere come combattete Prince. Prego. Io vado via, non mi cerca, non ti permettere ma cadezza. Tanto con te ma è una storia venuta, ormai con te faccio amore già. Io vado via, non mi tocca, sino con che le sei stato tu che distrutte st'amore, non da voto come mo fa pace, devo convincere che tardi a rete non si può Sì, delizia, che c'è? Hai paura di Prince? Hai paura di Prince? Sì, perché ho risposto con la personalità adesso, ecco, sì, ma la potremmo fare rock questa canzone, o funky? Questa? Posso dire una scemità in diretta? Si può provare a farla un po'? Facciamola funky, Emiliano, grazie. Io vado via, non voglio cercare
diversificate. Sei la più brava di tutte, perché poi dico delle cazzate, scusatemi per la parolaccia a quest'ora del mattino, ma uno ci viene in te, la fai funky e lei la fa funky. E Nicola, che c'è? Guarda Nicola come ride. Stai ridendo su sei la più brava di tutte? No, bene. Allora, mettiamo un pezzo che viene, mettiamo Beyoncé, va. Non c'è qui, ma un batte. Non lo so, fate quello è che... È la mia cantante preferita. Va bene, Beyoncé. L'amo anche come donna. È tutto a posto, allora, Emiliana, che fai? Ci vogliamo arrendere? No. Pensavo... Sì, oddio, sì, da Emiliana sì, però sì. Io, l'altra Emiliana, me la presuntuosa, scusami. Che la combatte con Céline Dion, che scusatemi. È la cosa... Scusatemi un attimo, vedete in sovraimpressione in basso una serie di O, e, insomma, che è una mia espressione. Allora, quando vedo qualcosa che non va, e o vedo Nicola Turco che urla dall'altra parte, o smonta tutta la regia mentre io sto in diretta, o Serginio che s'addorma, mi sentite fare perché cerco di... Ecco, bene, combattiamo, tenete i corn, combattiamo Beyoncé, grazie! La famosa canzone di Céline Dion. Sì, ecco. C'è da dire una cosa. Da dire una cosa. Sì. L'ho fatta perché dopo c'è il maestro Mauro Caputo e stiamo iniziando, giusto maestro? A progettarla? Posso sbilanciare a dire sta... No, a progettarla. Comunque piace molto al maestro Mauro Caputo che l'ha incisa. No, perché nonostante il maestro sia un mostro ed è con tutta l'accezione positiva, però lui ha un rispetto verso le canzoni e quando ascolti questa canzone un po' ci vai con grande calma. Perché insomma la versione di Céline Dion è una roba da brividi, sei stata meravigliosa. Grazie. Tant'è che adesso noi ci fermiamo un attimo, perché poi ogni tanto ci vuole una pausa, Nicola Turco non smontare niente, fai venire la regia, la smontiamo domani, fai venire Luigi, impugniamo la telecamera e così filmiamo l'ingresso di Mauro Caputo e diventiamo tutti telespettatori, ecco io, Emiliana, certo. Daniele, Serginio, sta succedendo qualcosa che passerà alla storia della televisione, tu resta qua. Devi restare qua perché a cantare. Molto bene, smettiamo di fare noi la televisione e la fa Luigi Turco. Allora, Daniele Bianco sotto Palazzo, singolo nuovo, intanto eccolo qui, Mauro Caputo, molto bene. Intanto grazie, Mauro, se si avvicina al microfono così sentiamo benissimo bene, la sua voce. Grazie. Buongiorno e grazie. Buongiorno. E questa è la grazie prima cosa. Grazie Emiliano. Perché questo è un orario disgraziato. È un orario disgraziato la mattina, insomma, per i cantanti non è certo il meglio del meglio. Però scusi un attimo, Mauro, perché devo fare una cosa. Se Luigi Turco si gira, così facciamo, non lo so perché sta facendo sta cosa, facciamo un momento sociale, prendi via Gianturco, guardate, prendila bene però.
secondo Ettore Petraroli, prendila bene e facciamo vedere una serie di cose. Ecco qua, questa è una, maestro, questa è una delle vie più disgraziate di Napoli e il comune se ne è completamente dimenticata, il comune si è dimenticato della via e chi ne munnezza, ma è una roba che veramente non si racconta. Allora queste riprese che possano servire, non si sa mai, De Magistris stesse guardando, De Magistris non si sa mai, io sono Ettore Petraroli, se lei stesse guardando la nostra trasmissione si rende conto in che stato stiamo. Lui, girati un poco verso questa, guarda, c'è la munnezza, ecco, prendila un attimo, prendila bene, la vede sindaco, siamo pieni, è una roba con indescrivibile, un ecco uno, cioè, ce ne sono 40.000 qua di campi rom, grazie, bene, chiudiamo perché adesso c'è la bellezza di Mauro Caputo che mi interessa molto di più. Allora da dove vogliamo partire? Intanto mi diceva Emiliana che lei è chiuso nello studio di registrazione con la voglia di ricantare un sacco di canzoni, giusto? E mi diceva anche Emiliana che lei c'ha nel cassetto conservate un sacco di canzoni che poi incide ma non fa uscire. Perché? Perché purtroppo tu sai che a Napoli... È un fatto discografico, di produzione? Manca la distribuzione, manca, certo. Manca tutto a Napoli. Manca tutto. Quindi io, non è che poi... Io pensavo... ho un disco, sì. Fatto un omaggio a Viviani. Ed è questo disco è fermato, sono alcuni anni. E ce l'ha conservato? Ce l'ho conservato. Ho capito. C'è tutta una raccolta, sono 70 canzoni, raccoglie un po' la storia del Festival di Napoli. Sì. Sono 70 pezzi. E tengo a casa, ogni tanto mi senti. E mi consolo. Ah, bene. E, le volevo chiedere, quando lei ha cominciato, lei c'era la competizione, cioè con chi bisognava competere per un ragazzo giovane che voleva cantare, insomma nel periodo in cui ha cominciato lei, con chi, a chi doveva, come dire, dar fastidio, dov'era, con chi era la competizione? A dare fastidio questo non lo so, io quando sono uscito io ci stava... C'era Pino Mauro, sì. C'era Merola, sì. C'era Di Domenico, c'erano tutti questi artisti. Alla faccia era mia. Un periodo che si cantava la canzone di Mala. Sì. A un certo punto ho scelto questa canzone per sempre. Per sempre, che è un pezzo d'amore, bellissimo. Insomma, Beretta ragione. Comunque, il pezzo. Si sono venduto più di 1 milione di dischi. Ecco, quindi mentre tutti cantavano la Mala, insomma in quel periodo c'era il filone. Chi ebbe l'idea di Passemp? No, io sinceramente disse a Pasquale De Rosa che lui è la prima canzone che poi scrisse. Sì. E Vittorio Rabor fu la prima canzone che musicava. Di Pasquale, ti devo dire la verità, non voglio cantare più. Bene, ma sono proprio scucciato. Perché non facciamo una canzone, un paio di canzoni? Sì. Allora Pasquale dice, guardi, tengo questi versi. Sta serata e c'ho 12 di braccia da stringa. E basta che sta bocca ti voglio. E beh, sì. E che stai fatto? Non ti piace? E che ne so io? Ci camera la fornita cantare. E così Vittorio con la chitarra facemmo questo meraviglioso pezzo. Questo è un pezzo meraviglioso, sì. Che è passato alla storia. Quindi è stata una botta, voglio dire, quando tutto il tempo compascia, cioè sì, la canzone, la voglia di cantare d'amore. Poi dopo questa, sì. Incominciai ad avere paura. Sì. Dopo questo che succede? Che cosa canterò dopo? E invece poi ci fu da già ascoltare un altro bel pezzo. Tutto filo liscio. Tutto filo liscio. Canzone con Maria. Bene. E poi ci sta tanti altri. Poi lo incontrò Pino Mauro in quel periodo? Come? Lo incontrò Pino Mauro in quel periodo? Sì, sì, sì. Che sì, cosa sì. Gli disse Pino Mauro? No, della... Pino Mauro di poche parole. Lo so, lo so. E allora, adesso che cosa... Abbiamo già risolto tutto. Vuole presentare il maestro? Lo inquadrate? Certo. Perché altrimenti senza maestro... Io approfitto innanzitutto di mandare un saluto al fratello di Emiliano. Marco. Bravissimo Marco. Sì. Sì. Poi ho portato con me... Uno dei bravi, sì. Franco Farina. Ecco, maestro Farina, buongiorno. Se accendi un attimo il microfono del maestro, così almeno. Ah, è acceso. Maestro, se saluta accanto al microfono, sentiamo. Prego. Io non lo. C'è? Sì. Ah, bene, parla sottovoce il maestro. No, questa già è una. Non aspettavo la domanda. No, maestro, perché lei è. Beh, se... Sa com'è? Io dico sempre che nell'ambiente neomelodico urlano tutti. No, e non ho capito.
ancora quella generazione che non urlavate voi, voi non, mamma mia, io lo dico sempre che sono nato troppo tardi, purtroppo. E si annuccano poco perché tengono problemi a lupizzare. Allora, se tutto è pronto, e mi auguro di sì, e stamattina facciamo una carrellata di successi suoi, no? Però, scusami, ecco. La canzone che abbiamo fatto assieme, che io mi interessa... Vuole sapere se mi piace? Mi piace, sì, mi piace, ma glielo ho già detto al telefono che mi piace, sì. Mi piace moltissimo. E poi mi piace l'operazione, cioè nel senso che i giovani vanno avvicinati ad un certo tipo di musica. Allora trovo intelligente il connubio con Emiliana, che canta ai giovani da un sacco di anni, e proporre una canzone napoletana raffinata, perché nonostante quella canzone l'abbia cantata Mina, che non è l'ultima, insomma, delle bricioline, però non credo che molti napoletani fossero a conoscenza, ecco, di quella canzone. Quindi speriamo che... Una brutta figura, no? Ma assolutamente no, ma che significa? Io sto pezzo lo tenevo da 2 anni, sì. Ce l'avevo da 2 anni, mancava questa voce che poi dopo 2 anni ci trovavo. Ecco. E poi all'improvviso lei ha incontrato Emiliana. Sì. Beh, devo dire che insomma sarebbe strano, stato strano sentirvi cantare parole, devo dire la verità. Insomma, lei nelle vesti di Alberto Lupo e lei nella versione di Mina, invece questa qui devo dire che mi piace molto, e poi ripeto, è un modo per avvicinare ai giovani alla musica elegante, raffinata, certo, napoletana. Cominciamo? Noi facciamo i telespettatori, ascoltatori, e non lo so, come fate? Vi siete organizzati? No, lei va, ecco, ma sì, ma lei va. I grandi successi di Mauro Caputo, dal vivo. Io vorrei iniziare con un pezzo, sì, per chi non lo sa, perché alle volte sente delle cose, sì, in televisione. È la canzone Quel Conte. Oh, Sergio Bruni, Sergio Salvatore Bruni. Palomba, sì. Voglio dire, per chi non lo sa, questo è di Sergio Bruni, Salvatore Palomba. Il primo interprete è stato Peppino Brio, bravo. Perché all'epoca Sergio, sì, Bruni, sì, ci serviva una cortesia da Peppino Brio ci fece questa cortesia, sì, che Sergio Bruni doveva fare non lo so che cosa. E dopo Peppino Brio gli chiese questo pezzo, sì, e Bruni gliel'ha dato senza parlare, era su pezzo da Peppino Brio. E fece una bella incisione per Pino Brio, devo dire la verità, una bella incisione. Sì. Però Bruno non fu contento, perché dice, lui è più un cantante da night. All'epoca. Sì. Dice, perché non lo fai tu? E allora diciamo che io questo lo voglio dire, grazie a me, sì, che oggi la cantano un po' tutti quanti. Tutti quanti, bene. Mauro Caputo, prego, live. Ogni dico sì, che la
sto che mi vede che va la caccia di mano, da porni che guarda. Come spine che anche stinna mano, che sta faccia così bella, la porna carezza. Che il conto ha visto cuore, che non la vuole bene. Questa non c'è forza di dire, quasi pure mi fai male, che il non mi sta a sentire. E una volta sotto a questo cielo, ma non per chi perde l'amore. Oh. Allora, che la conta, canzone di Sergio Bruni. Allora, maestro, io la mattina faccio un giochino, un giochino. È una cosa cretina, insomma, faccio un po' di sfide, nel senso che io metto delle canzoni, allora stamattina mi sfido con lei, con i suoi grandi successi, io metto delle canzoni, fa un po' strano, devo dire, io metto delle canzoni italiane e lei poi da Napoli, però mi deve rispondere solo con i suoi grandi successi. Ok, io le metto delle canzoni italiane, sentirà delle cose. Lei ascolta un po' la musica italiana? La musica italiana moderna? No. Lei sa chi è Francesco Renga? No. Non, sì, penso di sì. Maria De Filippi lei la conosce? Sì. Alessandra Amoroso? No, non lo so, perché è probabile pure Cascinfava. Cioè, comunque le canzoni italiane non è che l'ascolta. Ecco, non l'ascolta tantissimo. Però intanto qua il giochino è questo e io le devo mettere un po' di musica italiana e poi lei mi risponde con i suoi successi. Va bene? E Neck, lei l'ha mai sentito? Mai sentito parlare di Neck? Molto bene, infatti non glielo metto. E, no, invece volevo mettere Franco Battiato, grazie Sergino. Centro di gravità permanente, buona giornata a tutti. E ha capito come ride Mauro Caputo e fa bene a ridere. Dice guarda chi sta come fa. No, però il giochino è la contaminazione. Tutto il mondo è neomelodico, tutto il mondo è, in tutto il mondo c'è la musica napoletana. Questa è la certezza, insomma, che abbiamo. Ora, pensando a Franco Battiato, voi fate come vi pare, cioè nel senso dovete rispondere con un successo vostro. Ecco, vostro, molto bene. Cosa vuole cantare? Perché mi sta guardando così? Ci sta pensando? Per sempre? Ecco, è troppa grande. Anzi, voglio salutare Dora che me l'ha chiesta prima, che era piccolina mentre lei cantava questa canzone. Prego, da Napoli, Mauro Caputo. Il tempo di cercarla, ecco. Bene, e scusate, è sparito il monitor, grazie. Labbra che non mi passano, questo così per me, questo così di tu, è troppo grande bene che la sento per te, tu sei per me la luce di un'imperizione. Corriamo lì per un campo lontano da te, corriamo lì a chi le nato bene cagavo di mamme te, non mi dica, non mi importa, te lo sapere, è troppo grande bene cagare, sento per te.
una venere da te. Autori di questa canzone? La musica è mia. Sì. E i versi sono di Renato Fiore. Di Renato Fiore, bene. Anno, si ricorda anche l'anno? Sì, penso. 82, quindi nel pieno del, no? della grande. Qual è stata la prima cosa dopo la grande popolarità? La cosa bella che le è successa dopo la popolarità? Ma io dopo, di Per Sempre, insomma. Sì, dopo i grandi successi, Per sì. Sempre, sono stato presente anche da alcune trasmissioni televisive nazionali. Sì. Domenica In. C'era Corrado allora? No, Pippo Baudo. C'era già Pippo Baudo. Sì, in occasione della presentazione delle opere di Ferdinando Russo. Ah. Sì, io cantai due melodie. Ho capito. Cosa le disse Pippo Baudo, si ricorda? No, no, niente. Ci stavo pure Pupilla Maggia. Oh. Una casa si, si complimentava con me, perché era andato a scegliere, sì, e pensa a salute, e pensa a salute di Ferdinando Russo. Di Ferdinando Russo. Allora, la sfida è, insomma, contro le canzoni versus le canzoni di Mauro Caputo, e fa un effetto stranissimo. Suoniamo questa, grazie Serginio, aspetta il mio via, non facciamo brutta figura col maestro Aiz, grazie. C'era Antonella Ruggero che ha una voce meravigliosa. Bene, da Napoli, grandi successi di Mauro Caputo, questa volta vi siete già organizzati. Un classico. Un classico contro Mister Mandarino, un classico. Che da dire per lucenti più di stelle sonni più d'ogni sono c'è un certino sembra che tenga mente c'è trova sentimento e come tra sentito vuoi da te carezza. Mi guarda da sì, è strada bello come dico, come voglio, come sacci. Beh, insomma, risposta di stile. Adesso giochiamo, insomma, gioco una carta moderna ma antica, perché volevo far suonare Andrea Bocelli una. Ah, bene. Ma te ne da voi, te una cosa facile, a di che nasce bandà, però stavolta non qua faccio fuori, e faccio tutto quello che fa, ma trovo. Sei crescente, pensando a peluca, facendo amore. C'era te seria felice, si chiamava Gesù, ma che sta treba coccia, solo si ci stai tu. Ma te rende, non ne più.
questa è una delle mie canzoni preferite, ma trova nata il maestro Mauro Caputo. Allora, volevo dire a Luigi Turco di preparare un attimo il video, così vediamo il video di questa canzone che Mauro Caputo ed Emiliana Cantone hanno cantato insieme. E, maestro, c'è un'altra cosa, io ho un cantante giovane che si chiama Nicola Turco, che vuole per forza cantare. E allora, no, aspetta, perché devi guardare la faccia del maestro mentre ti ascolta. Infatti noi facciamo un gioco con questo cantante, si chiama Prova a prendere Nicola Turco, perché lui raggiunge tonalità mai raggiunte, fa dei rococò che sono dei tortani, non sono dei rococò. Allora, non è il suo caso, perché adesso non la metto alla prova con Nicola Turco, perché io la rispetto moltissimo, però le faccio sentire innanzitutto la sigla, perché abbiamo fatto anche la sigla. Prego Serginio, grazie. Prova a prendere Nicola Turco, a riprendere l'amore giusto. Allora, poiché questo Nicola Turco vuole fare per forza il cantante maestro, allora mi sono detto, adesso viene Mauro Caputo, lei c'ha la cuffia, per cui ascolterà benissimo, lui ha ricantato O Sarracina, adesso l'intenzione è quella di fare un disco, ha chiesto ad Emiliana Cantone di fare i cori, perché poi uno quando non sta buona cacapa, ma non sta buona proprio, lei lo sa meglio di me. Allora, se gentilmente Luigi prende un attimo la telecamera, grazie, perché vorrei l'espressione del maestro Caputo in primo piano. Ecco, questa mattina, e questo è Prova a prendere Nicola Turco. Allora, organizziamoci un attimo. Maestro, lei non deve fare niente, però io so che le sue facce mi diranno moltissimo, molto bene. Quindi lei ascolta questa versione di Nicola Turco e attraverso la sua faccia noi capiremo se è il caso che Nicola vada avanti o, come dire, va bene, basta. Prego, cursore, grazie. O Sarracina. Se non ce la fa più ad un certo punto me lo dice e io stacco, ok? Molto bene. Qua tutto normale. Se ne da dirle dice dici, oggi briganti o da lombardi, ogni figliolo s'appiccia, se io me ne passa. Ca sigaretta a mocca, ca manerina sacca, e se non va smaraggiasse per tutta la città. O Sarracina, il maestro ce la fa ancora. O Sarracina, se io guardate una panna murà, è belle facce, è belle cose, sape farlo. Comincio ad avere un attimo di perplessità. È tentato, se io guardate una panna murà, ma la rossa la danzera, con un vaso e con una scusa, sa rubare una meccana. Ogni tanto storce la bocca, Sergio, molto bene. Che pensa, maestro? Voce intonata. Ecco, sì, maestro, cominciamo col buono e poi ci fiondiamo nel... Allora, c'ha una bella voce intonata. Chi sente questa canzone? Guardi che cosa sta facendo Nicola Turco. Lei diceva che faceva la critica e lui ci ha bloccato, ecco, ci ha immobilizzati. Perché? Per un attimo ci siamo immobilizzati. Insomma, l'ha fatta a modo suo, l'ha fatta. Ma chi sente questo pezzo? No? Sì. Come si chiama? Nicola Turco. Nicola Turco.
Ma è il suo figlio? No, 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 è Nicola. È proprio Nicola. No, no, maestro, la prego. Io poi mi ricordo che Nicola cantava canzone, ma è sempre da già sì, ma non viene che sta pizzioso. Quindi è un complimento, cioè è un fatto positivo? Sì, 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 sì. Ah, è un fatto, è fatto positivo, sì. Ah, è positivo. Sì. Molto bene. Allora, Nicola... La cosa positiva è che però lo metti in mezzo tu, dai, perché devo dire la verità, Nicola... Sì, vedi, Viliana, nel microfono, no, grazie. Senti, dicevo, la cosa positiva è che in effetti è Ettore che si ostina a farlo ascoltare, perché comunque alla fine Nicola lo prende molto per divertimento, voglio dire. Bene, insomma, però i roccocò sono bellissimi. Ecco, il maestro aveva detto una cosa bellissima e l'hai inguaiata tu. E, no, ti voglio dire. Allora, grazie a Nicola Turco. Oggi pomeriggio è chiuso nello studio con Emiliana Cantone, così insomma fanno questo duetto, non ho capito che cosa vogliono fare. Serginio, adesso ci prendiamo un momento di pausa. Io stamattina ho suonato ristorante e ne ho messo insomma ne ho messo solo un po', adesso l'ascoltiamo per intero. Zero, no, perché le volevo fare un clippino e lei non sa neanche che cosa è, però adesso insieme in diretta mi fate, Emiliana parla tu semmai, mi fate un bel saluto per Chiara Neomelodica e per Gossip Neomelodici, ma adesso stiamo facendo un clippino, lei poi finisce su Facebook, ha capito? E, bene, un attimo solo, ecco, siamo pronti, prego. Sì. Bene, ci troviamo al Mondo Neomelodico insieme al maestro Mauro Caputo. Sì. E insieme vogliamo fare un saluto alla pagina Gossip Neomelodici e a Chiara Neomelodica, che cura un po' tutte le registrazioni che avvengono in diretta, lei sì. le mette in internet, ecco. Quindi dopo già siamo in internet. Maestro, dica un ciao in questo clippino. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio, ciao. Maestro, le ho fatto fare una cosa modernissima, veramente. Lei veramente non ha alcun tipo di rapporto, niente... Non... Però prima mi cercava qualcuno. Però c'è, lei c'ha una pagina su sì, cioè sì, chi sì. se ne occupa? Perché mio figlio. Quindi è suo figlio che mette tutte le vecchie incisioni. No, però sta mettendo in questo periodo tutti i suoi 45 giri, tutti. Lei almeno lo sa questo? Sì, qualche cosa me lo dice. Ah, qualcosa me lo dice, no? Almeno per sapere. No, però sta facendo un lavoro bellissimo, sta prendendo tutti i suoi 45 giri, non so come fa, come li trasforma e roba varia in file. Se tu non lo sai tu, ecco, giustamente beh, come fa a sapere. Lei, va bene, però come si chiama suo figlio che voglio salutare? Come Gianni. Si chiama? Gianni, stai facendo un ottimo lavoro, prosegui, continua, poi me li prendo tutti, piano piano, maestro ci regala l'ultima cosa, quello che vuoi, io preferirei un suo successo, insomma, se lei pescasse tra i suoi successi, sì. mi farebbe cosa gradita. Sì. Come prima se vede parla tu e ti dica ma può bene giuro non ce la sarà più ma non la sarà non mi fa più stasera amati più dolci le braccia da stregne passerà che sta bocca d'occhio non ho sento che amoso felice perché insieme a me resta ragazza per sempre tutta quella che hai fatto tu a me e stasera mi va per scordà senti già l'indepena che tu l'amore che non può fornire sta gioia mi può far pazzire stasera di tutto ci te braccia da stregne passa che sta bocca da moglie non sento che mo soffrisce perché insieme a me resta ramaglia per sempre stasera di tutto ci te che faccia che sta bocca in tutte le versioni possibili devo dire questo è un pezzo grandissimo allora in bocca al lupo per la canzone ma come diceva lei insomma quello è un regalo che secondo me avete fatto ai napoletani
e, insomma, che meritano queste canzoni così e soprattutto le voci come, come la vostra. Ed è bello, in realtà il discorso è questo, che pare che a Napoli si facciano soltanto canzoni per i matrimoni. Sono no? Brutto, diciamo. Vabbè, ci sono un sacco di canzoni brutte, però ci sono. No, è vero, ci sono un sacco di canzoni brutte. Però ci sono anche un sacco di canzoni funzionali, cioè fatte per lavorare, no? Fatte per fare le cose, i matrimoni e roba varia. E invece è bellissimo quando un artista si mette lì e fa un regalo ai napoletani, cioè canta una canzone che tra l'altro ha bisogno di tempo, no? Io sono convinto che tra un anno voi raccoglierete i risultati di questa canzone meravigliosa. Pensi un po' con la conta, no? Sì. Quanti anni? Certo. Passato, no? E oggi si comincia a sentire. Ma anche quella canzone di Enzo Di Domenico che lei ha ricantato, per esempio, Ma trova nata. Quella Di Domenico la fece per Stefania Lai. Poi dopo un anno e mezzo, mia figlia mi disse, papà, ho sentito la canzone a Stefania, è molto bella. È molto perché bella. Non ha canta. E lì comincia, e oggi si cominciano a sentire, no? Ti dirò, la ragazza mi telefonò, sì. Mi ringraziò sì. Di questa canzone, perché io poi sinceramente sono anche un appassionato di questa ragazza, bella voce anche lei. Stefania. Bella voce anche lei. Quindi farete altro, tu, lei ed Emiliana Cantone, farete altro? La prossima canzone sì. Che facciamo, come il primo... A sentirlo e sono io, ecco. Io penso che il maestro, più che di aver fatto un regalo ai napoletani, l'abbia fatto anche a me, perché devo dire la verità, anche a fine io video l'ho fatto pure a me. Io l'ho scritto perché per me è stato un privilegio, perché stimo moltissimo Mauro Caputo, e per me è una fonte anche di ispirazione e di continuità nel tempo, quindi io certo. Ringrazio per avermi dato questa possibilità, perché a prescindere se le cose vanno o non vanno, se ci saranno altre collaborazioni, questa per me resterà un cimelio, come si dice, una cosa insomma preziosa da conservare per il mio curriculum, per la mia carriera, quindi grazie. Ecco, veda maestro, allora scusi un attimo, questo è il clipino che noi abbiamo fatto, è già in rete praticamente, la vede la velocità così tutti sanno che lei è stato qui, nel caso in cui qualcuno non ci avesse guardato e avesse preferito altro, ma ho i miei dubbi. Visto che qualcuno mi chiede, fai cantare al maestro, è troppo grande, la rifacciamo perché c'è un sacco di richieste. Allora, maestro, mi scusi, lei si era già tolto gli occhiali, no? Perché le richieste qua su internet arrivano, allora, l'ha già cantata, ma la ricantiamo, Mauro Caputo è troppo grande. All'improvviso, sa come fanno i napoletani, gli ascoltatori, come me, se pigliano in capata, e mo in questo momento la capata è troppo grande, canta Mauro Caputo. Braccia che non mi stringe, occhi che non mi cercano, labbra che non mi basano, questo sì per me, questo sì tu, e ne troppo grato bene che mi sento per te. È troppo grande bene che sento per te, ma per a te grande e grazie. L'invito vale per sempre, io purtroppo vado venendo la mattina, maestro, lo so, ma questo qua, la notte veramente nessuno mi mette la notte, se ci fosse qualche produttore che mi fa andare in onda verso le 2 del mattino, ecco, che c'è? Scusate. Ah no, pensavo stessi svenendo all'improvviso.
Aspetta. Già si pensava in televisione Emiliana Cantone alle 2 del mattino, già stava soffrendo. Grazie maestro, in bocca al lupo per tutto, veramente grazie, grazie per quello che ha fatto e per quello che farà, grazie maestro. E noi andiamo avanti, Emiliana resta con me, così insomma parliamo un altro po', leggiamo soprattutto tutte le frasi che avete scritto sulla sua pagina, dalla pagina di Emiliana Cantone su Facebook. E voi, vai. Sì, devo leggere le frasi? Sì, vai, 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 vai. Allora c'è, non ho pensato che so che le nuvase ha rubato, che dorme scettata e t'avesse aspettato. Chi l'ha scritta? L'ha scritta Jessica. Jessica, ciao. Poi Aisha scrive, perché c'era ancora una donna innamorata? Poi questa che è una canzone, mi piace perché non è una canzone che nessuno ricorda, è la prima. Sì. Che si chiama Civulim, e dice, e Civulim con ma voc cerchevase, ci appartenim come preta a questa casa. Caspita, chi se l'è ricordata? Giusi a Bambulella. Giusi a Bambulella, poi. Poi Martino scrive, dove è finito il tuo cuore rosabata sera? Sì. Poi Raffaele, mi hai fatto innamorare, uno dei brani più belli, va bene. Rossella dice, è fernuto. Poi, l'amore inganna le tue percezioni, ti fa cambiare tutte le opinioni, altera il flusso delle sensazioni. Sì. Anthony. Poi Rita, è fornuta, resto solo, però forse non t'ho mai avuto. Meglio adesso, avrò il tempo di provare a guarire da te. Mamma mia, sembra un discorso, vero. Più che una canzone. Poi? Poi scriverò una canzone per te. Poi, aspetta, perché fanno prima le dediche. Sì, se vi siete sintonizzati adesso, abbiamo chiesto qual è la frase di Emiliana Cantone tirata fuori da una canzone di Emiliana che vi piace, insomma, che ci avete sulla punta della bocca. Prego. Comunque mi aveva scritto l'unica differenza. L'unica differenza. Poi, lettere d'amore a chi allontana si spedisce anima e cuore. Sì. Lettere sperdute, che sono tornata a rete senza un saluto. Sì, poi? Poi, se fosse stato veramente innamorato, mo in questo cuore stessi ancora tu. Non voglio amarti ancora perché non sono sicuro. Sono asciuta poca una storia e ancora ambresso per m'innamorare. L'ultima? Ancora perché è troppo ambresso. Poi si trasuda chiano fine di intallanamo. Ruce con manombre viente passo un gol a me. Bella, bene, grazie a tutti perché qua di messaggi ce ne sono tantissimi, non ce la facciamo a leggerli tutti. Ho una richiesta, vuoi tornare venerdì mattina? Siete liberi venerdì mattina perché la gente ti vuole vedere con Gianni Fiorellino. No, non ci sono. Non ci sei. Perché, oddio, meglio, sono in diretta. Sì, da un'altra parte. Intento, da un'altra però parte. Dalle due. Va bene, non lo so, come vogliamo fare? Perché la gente ti vuole vedere con Gianni Fiorellino. Poi ci mettiamo d'accordo. Sì, ok, dai, confermiamo. Ecco, poi ci sentiamo, grazie a tutti, per oggi finiamo qui.